Gabriella Labate e Raff. Due nomi che evocano immediatamente immagini di amore e felicità. Due nomi che ci fanno subito pensare all'amore e alla felicità. La loro storia è un viaggio straordinario che ha attraversato decenni, unendo due anime in un legame indissolubile. Il loro è un legame speciale che ha resistito alla prova del tempo, superando ostacoli e difficoltà. Nonostante le sfide, hanno sempre trovato la forza di sostenersi a vicenda. Stanno insieme da 35 anni, un traguardo straordinario nel mondo dello spettacolo. 35 anni di amore, di risate, di lacrime e di crescita insieme. La loro storia è fonte di ispirazione per tutti noi. Ci insegnano che con dedizione e rispetto reciproco, l'amore può davvero durare una vita intera. Ci dimostra che l'amore vero esiste e può durare per sempre. Non è solo una favola, ma una realtà che si costruisce giorno dopo giorno. Gabriella e Raff sono l'esempio di una coppia affiatata. La loro complicità è palpabile e il loro affetto reciproco è evidente in ogni gesto. Si completano a vicenda, si sostengono e si amano profondamente. Ogni giorno scelgono di essere l'uno per l'altra, affrontando insieme le gioie e le difficoltà della vita. Il loro sorriso contagioso e la loro complicità sono evidenti in ogni loro apparizione pubblica. Non importa dove si trovino, la loro energia positiva illumina l'ambiente circostante. Il loro segreto? La semplicità. Trovano gioia nelle piccole cose, nei momenti quotidiani che condividono insieme. Nonostante la fama e il successo, sono rimasti persone genuine e umili. La loro autenticità è ciò che li rende così amati dal pubblico. Hanno costruito la loro felicità sui valori solidi della famiglia, del rispetto e dell'amore. La loro casa è un rifugio di serenità e affetto. La loro storia inizia nel 1987, un anno che segna l'inizio di un'avventura straordinaria, un incontro casuale che si trasformerà in un amore eterno. Da quel momento hanno camminato insieme, mano nella mano, costruendo una vita piena di amore e di significato. Era il 1987, un anno che molti ricordano per i suoi momenti iconici e per le sue emozioni indimenticabili. Gabriella Labate, una giovane showgirl piena di talento e ambizione, partecipava al programma Domenica In, uno dei più seguiti in Italia. Tra gli ospiti di quella puntata c'era anche lui, Raff, già un cantante affermato e molto amato dal pubblico per le sue canzoni emozionanti. I loro sguardi si incrociarono per la prima volta sul set e fu subito magia, un momento che sembrava uscito da un film romantico. Gabriella rimase colpita dalla semplicità e dall'umiltà di Raff, nonostante la sua fama e il suo successo. Era raro trovare qualcuno così genuino nel mondo dello spettacolo. Lui, invece, fu conquistato dalla bellezza naturale e dalla simpatia contagiosa di Gabriella, una donna che sapeva come far sorridere chiunque. Nonostante lavorassero nello stesso ambiente, i loro mondi erano molto diversi. Lei, abituata alla vivacità della vita romana, lui, cresciuto nella tranquillità della Puglia. Lei, romana, solare e piena di vita, sempre pronta a vivere ogni giorno al massimo. Lui, di origini pugliesi, riservato e riflessivo, con un'anima profonda e una grande passione per la musica. Eppure, tra loro nacque subito un'attrazione irresistibile, un legame che sembrava destinato a durare. Iniziarono a frequentarsi, timidamente all'inizio, scoprendo poco a poco le loro affinità e le loro differenze. Cene romantiche, lunghe passeggiate e chiacchierate fino a tarda notte divennero la loro routine, momenti preziosi che rafforzavano il loro legame. Il loro amore cresceva giorno dopo giorno, lontano dai riflettori, in un mondo tutto loro fatto di complicità e affetto sincero. Il loro amore, nato quasi per caso, si è consolidato nel tempo. Gabriella e Raff hanno scoperto di avere molto in comune: la passione per la musica, l'amore per la famiglia e la voglia di costruire qualcosa di importante insieme. Nel 1989, a coronamento del loro amore, si sono sposati con una cerimonia intima e romantica. Da quel giorno sono diventati inseparabili.
La loro vita è cambiata, ma il loro amore è rimasto immutato. Hanno affrontato insieme le gioie e i dolori, le sfide e i successi. Sempre uniti, mano nella mano. Nel 1996 la loro felicità si è completata con la nascita della loro primogenita, Bianca. Un momento che avevano atteso con ansia e speranza, un sogno che finalmente si realizzava. Un evento che ha riempito le loro vite di gioia e di amore incondizionato. Ogni sorriso di Bianca, ogni suo piccolo gesto, era una fonte inesauribile di felicità per loro. Bianca è stata un dono prezioso per Gabriella e Raf. La sua presenza ha trasformato ogni giorno in una nuova avventura, piena di scoperte e di emozioni. Ha portato nella loro vita una nuova luce, una nuova energia. Ogni mattina si svegliavano con il desiderio di vedere il suo sorriso, di sentire la sua risata. La loro casa si è riempita di risate, di giochi e di momenti indimenticabili. Ogni angolo della casa raccontava una storia. Ogni stanza era testimone di un nuovo ricordo. Con l'arrivo di Bianca, Gabriella ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia. Ha trovato una nuova realizzazione nel prendersi cura di sua figlia, nel vederla crescere giorno dopo giorno. Ha messo da parte la sua carriera per essere una mamma presente e amorevole. Ogni sacrificio era ripagato dal sorriso di Bianca, dalla sua felicità. Una scelta di cuore, condivisa pienamente con Raf. Insieme hanno costruito una famiglia basata sull'amore, sul rispetto e sulla gioia di essere genitori. Bianca è cresciuta circondata dall'amore dei suoi genitori. Ha ereditato da loro la passione per la musica e il talento artistico. Oggi Bianca è una giovane donna bellissima e talentuosa. Ha intrapreso la carriera musicale seguendo le orme del padre. Gabriella e Raf sono molto orgogliosi di lei. La sostengono in ogni sua scelta, con amore e discrezione. Nel 2000, quando ormai non se l'aspettavano più, Gabriella e Raf hanno ricevuto un altro dono meraviglioso: la nascita del loro secondogenito, Samuele. Samuele è stato una sorpresa inaspettata, un'ulteriore conferma del loro amore. Ha portato nella loro vita una nuova ventata di gioia e di allegria. Con due figli, la famiglia di Gabriella e Raf era finalmente completa. La loro casa era un porto sicuro, un nido caldo e accogliente dove crescere i loro figli con amore e serenità. La vita di Gabriella e Raf non è stata sempre facile. Nel 2005, Gabriella ha dovuto affrontare una dura battaglia contro una grave malattia. Sono stati momenti difficili, di paura e di incertezza. Ma Gabriella ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, sostenuta dall'amore incondizionato di Raf e dei suoi figli. Raf le è stato accanto in ogni momento, senza mai lasciarla sola. Ha dimostrato di essere un uomo forte, un punto di riferimento per la sua famiglia. La forza di Gabriella, l'amore di Raf e il sostegno dei loro figli hanno vinto. Gabriella ha sconfitto la malattia, tornando a sorridere alla vita. Questa esperienza ha rafforzato ulteriormente il loro legame. Li ha uniti ancora di più, insegnando loro l'importanza di apprezzare ogni singolo momento insieme. Qual è il segreto della loro felicità? In un'intervista, Raf ha dichiarato: "Il segreto è amarsi ogni giorno come se fosse il primo. Non dare nulla per scontato e coltivare la passione e la complicità." Gabriella, invece, ha aggiunto: "Il rispetto reciproco è fondamentale, così come la capacità di dialogare e di capirsi con uno sguardo." La storia di Gabriella e Raf è una favola moderna. Un amore nato per caso e cresciuto giorno dopo giorno, superando ostacoli e difficoltà. Il loro amore è un esempio per tutti noi. Ci dimostra che la felicità è possibile, anche nel mondo frenetico di oggi. Gabriella e Raf sono la dimostrazione che l'amore vero esiste e può durare per sempre. La loro storia è un inno alla vita, alla famiglia e alla speranza. Ci insegnano che la felicità è fatta di piccole cose.
un sorriso, uno sguardo complice, una carezza. E che l'amore, quello vero, può superare ogni ostacolo.